Ehi, la grande domanda di settembre, che faccio quest'anno? In che palestra mi iscrivo? Quale attività voglio provare? Ok, parlando seriamente, ti do alcune dritte che ti possono essere utili per qualsiasi attività tu voglia intraprendere. La prima è, cerca di capire che cosa vuoi ottenere dal punto di vista fisico. Cioè, vuoi dimagrire? Vuoi mettere su massa? Vuoi sentirti semplicemente più carico? Vuoi sentirti più agile, vuoi essere più elastico, hai dei problemi particolari con la schiena? Seleziona delle attività che ti diano un riscontro che possa essere oggettivo dal punto di vista fisico. Il secondo elemento è parla con l'istruttore. Non abbiamo ancora parlato dell'attività, perché in verità non è male se ti fai sorprendere e provi qualcosa che magari dici, ah no, non fa per me, oppure ah, io non riuscirò mai. Parla con l'istruttore, perché? Perché è il primo gradino, il primo passo. È quello che fa sì che tu ti possa rendere conto se sei in sintonia o meno con quello che stai cercando. Se hai una buona impressione, se hai un'immediata sensazione di fiducia, a quel punto puoi provare una lezione prova e passare all'ultimo elemento, che è quello del gruppo. Quando sarai stanco, quando non avrai voglia, quando magari ti sembrerà di non riuscire a fare qualcosa, il gruppo, se è un buon gruppo, è quello che ti tiene, è quello che ti aiuta, è quello che ti spinge a continuare. E inoltre ti fai un sacco di amici, per cui è qualcosa che va oltre il fatto che vado in palestra e mi faccio la tartaruga o vado in palestra e metto su bicipiti. Vado in palestra e mi diverto, miglioro il mio corpo e sto con degli amici. Fammi sapere che ne pensi e scrivilo nei commenti. C'è qualche elemento che secondo te è importante che ho dimenticato? Questa è chiaramente la mia formula e per me ha sempre funzionato meravigliosamente. Attendo la tua.